Ferramenta Moschini, in via Roma 63 a Piage, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 01 36. Voglia di pane? Andiamo da Marconi. Lo storico panificio è presente a Piaggio dal 1956 e offre una vasta varietà di pane fresco e pizza, ma anche pasticceria dolce, salato e prodotti da forno tipici della nostra zona. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Panificio Marconi è in via Dante Alighieri 3, Piaggio, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 890 140. Mmm, che buono questo pane! Caro, mi porti a mangiare la pizza questa sera? Ancora pizza? Sì, mi porti alla pizzeria Da Pali. E Da Pali sì, pizza ad alta digeribilità, doppia lievitazione, stesa a mano con l'antico rasagnolo. Venite a gustare la nostra pizza, la piadina, gli hot dog e le focaccine. Pizzeria Da Pali, via Roma 28, Piage, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 04 66. Pizzeria Da Pali. Pizzeria Da Pali. Mmm, che buona. Chiuso il mercoledì. Agriturismo da Gustinel. Da noi trovate primi piatti come lasagne, cappelletti, tacconi, tagliatelle preparati con passione da Elisabetta, Fiorenza e Aldesina. Secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotte in forno a legna. Tacchino, oca, anatra, coniglio, pollo allevati direttamente da Gabriele e i suoi familiari. E inoltre piadina e formaggi locali. Menù esclusivi su prenotazione. Telefonate al numero 0721 890 183. Da Gustinel, agriturismo minimale in via Fraschetta 3 Piagge in provincia di Pesaro Urbino. La Lanterna Bianca, associazione Onlus con finalità umanitarie, organizza un concorso diaristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita. Info su www.lanternabianca.it. Ristorante Pizzeria Pineta, pizza ad alta digeribilità, pasta fatta in casa, sughi con tartufo pregiato di stagione, funghi locali, ragù di carne di cinghiale, capriolo, anatra, tutto naturalmente con olio di frantoio marchigiano. E che dire dei secondi? Fiorentina, tagliata, bistecca, arrosti misti di coniglio, pollo, piccione e agnello. Vini di qualità locali e birra artigianale. Il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna. Su richiesta, spettacoli musicali per feste e ricorrenze. Pizzeria Ristorante La Pineta, a Cagli in provincia di Pesaro Urbino. In Viale della Vittoria 13, info e prenotazioni al numero 0721 78 19 29. Grazie Giancarlo. Emanuele Zannini, grazie di essere qui. C'è un bellissimo articolo scritto da un'intervista fatta da Andrea Angelini, il nostro addetto stampa, sul sito del distretto di Urbino e Montefeltro su Emanuele. Emanuele è un talento marchigiano che abbiamo prestato all'Irlanda, ma lui è tornato e ha scelto proprio di interpretare alcune di queste innovazioni per rispondere a dei bisogni di mercato, ed è con noi nonostante un piccolo intervento che ha dovuto fare proprio stanotte. Grazie Emanuele. Prima di tutto ringraziare gli organizzatori per l'invito e per l'occasione, insomma, che mi è stata data di poter in qualche modo condividere con voi l'esperienza di Chino Marche. In realtà sono pendolare, quindi lavoro ancora come senior researcher all'University College Cork in Irlanda e mi occupo del settore cerealicolo. Vi volevo raccontarvi un pochino la storia di Quinoa Marche. Quinoa Marche è nata lo scorso anno e si occupa della coltivazione e trasformazione di granella di quinoa. Non so se qualcuno conosce, insomma, questo grano andino, quindi, insomma, coltivato nell'altopiano del lago Titicaca. E praticamente nel 2013 la FAO aveva
aveva in qualche modo omaggiato con l'anno internazionale della quinoa. E la quinoa è un grano andino dalle impressionanti qualità nutrizionali, oltre che ad essere appunto privo di glutine. Quinoa Marche è una realtà che testimonia che il trasferimento tecnologico tra mondo accademico e mondo produttivo può avvenire e può essere anche di successo. Infatti, insomma, l'idea è nata appunto attraverso attività di ricerca che ho comunque condotto in Irlanda. La coltivazione nel continente europeo la si sta facendo in Francia, in Germania, anche in Finlandia. In Italia non c'era nulla. Allora mi sono chiesto, ma perché? Ancora non ho la risposta. Però senza aspettare di avere la risposta abbiamo in qualche modo, ci siamo imboccati le maniche e intrapreso questa attività. Nell'esperienza Quinoa Marche vi posso dire che ci sono tutti quei punti che sono stati poco fa toccati da chi mi ha preceduto. Come dicevo, trasferimento tecnologico, quindi c'è stata praticamente la capacità di trasferire sul territorio marchigiano in questo caso, ma sia perché essendo marchigiano ho voluto in qualche modo onorare la regione di questa idea, due perché la quinoa appartiene alla famiglia della bietola da zucchero, quindi mi è sembrato quasi una rivincita, no, dell'agricoltura marchigiana nei confronti appunto di quella che è stata la dismissione della coltivazione della bietola da zucchero nel nostro territorio. Questo ha permesso anche di poter in qualche modo riqualificare la rotazione culturale nelle nostre campagne che si è andata comunque deteriorando. Partenariato. Noi siamo un po' l'emblema del partenariato. Abbiamo iniziato una partnership con l'ASM da quest'anno e stiamo facendo attività di sperimentazione di diverse varietà di quinoa, valutando diversi piani di concimazione, diverse epoche di semina, proprio per far sì che comunque si possa raggiungere a un pool di risultati che possono essere poi successivamente trasferiti al mondo agricolo. Quindi c'è anche una valenza sociale nella nostra attività, oltre che appunto quella economica, come tutte le aziende. Partecipiamo come partner a un Horizon che l'University College Cork ha vinto quest'anno, proprio dal tema Protein to Food, appunto perché l'Europa è in deficit proteico, quindi sta cercando di valutare quali sono le fonti alternative di proteine, soprattutto di origine vegetale. E tra queste la quinoa è stata quella considerata strategica, anche perché in risposta a quelli che sono i cambiamenti ambientali e climatici. Sicuramente è stato un grande ritorno alla campagna, quindi sono figlio di contadini, viaggiato per dottorati a destra e sinistra e poi comunque mi ritrovo in campagna, ma con grande soddisfazione, perché è un ritorno fatto con cognizione di causa, non fatto perché non c'è nient'altro da fare, ma fatto per in qualche modo dare una chiara dimostrazione di come l'agricoltura può reinventarsi e creare reddito, anche staccandosi un po' da quelle che è quella sorta di sonnolenza, no? Che in qualche modo viene creata con il discorso dei contributi banca. Quindi dicevo, come startup inoltre innovativa abbiamo vinto il primo premio del Business Idea Award dell'acceleratore di Hive, quindi siamo incubati all'interno di questo acceleratore. Questo ci permette di avere comunque un supporto, un tutoraggio anche nei confronti di tutti quelli che sono gli aspetti di un'azienda che io non conosco, anche perché io coltivo terra e curo batteri. Quindi insomma lascio fare a chi sa fare il suo mestiere le cose che non conosco.
Come dicevo, la quinoa è una granella che al mercato, che al consumo ha un prezzo esagerato. Ci aggiriamo intorno ai 14 ai 18 euro al chilogrammo, quindi non lo questa potrebbe essere anche una deformazione del mercato, quindi però insomma questo fa sì che comunque c'è possibilità di creare reddito, no? Ovviamente bisogna fare molta attenzione nell'attività, in come ci si approccia a questa cultura, anche perché non la si conosce bene in questo nostro territorio, è per questo che stiamo facendo attività di sperimentazione con il prezioso contributo dell'ASSA. Ovviamente una cosa importante per una startup è quella di drenare finanziamenti, cioè quella di potersi in qualche modo sostenere anche dal punto di vista finanziario. Ci sono due vie fondamentali e le quali comunque Kinoa Marche comunque ha intrapreso. Quella dei finanziamenti pubblici, ovviamente qui bisogna prendere in considerazione i bandi, saperli leggere, saperli interpretare e riuscire in qualche modo a capire se la propria azienda, la propria startup, fitta. Kinoa Marche ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Marche per le startup innovative e per l'incremento occupazionale, quindi stiamo facendo degli investimenti in azienda per riconvertire in maniera funzionale dei vecchi locali e per acquistare tutto un impianto di prima trasformazione della granella di quinoa. Ovviamente poi la cosa importante, soprattutto per una startup, è farsi conoscere, quindi il networking che può essere fatto e che stiamo facendo soprattutto con i social media, in particolar modo con Facebook. Un altro elemento di orgoglio per Kinoa Marche e che comunque è di recente notizia è che siamo stati selezionati al concorso del Ministero delle Politiche Agricole tra i giovani talenti imprenditoriali e parteciperemo ad Expo all'interno, ospitati all'interno del padiglione del Ministero. Quindi questo insomma è un momento anche di orgoglio perché potrebbe darà sicuramente a Kinoa Marche, questa startup innovativa ibrida tra agricola e industriale, visibilità e possibilità di potersi farsi conoscere. La cosa importante è che Kinoa Marche non si ferma alla coltivazione della granella, perché il valore aggiunto lo si ha anche nelle fasi successive, quindi ha già sviluppato diversi prototipi di prodotti e di bevande, tra i quali appunto una tra virgolette birra, dalle qualità sensoriali molto molto interessanti, e sta al tempo stesso sviluppando delle partnership con altri attori privati, quindi aziende, per sviluppare un discorso di filiera. Quindi, perché è impensabile sviluppare un'azienda acquistando tutti quelli che sono i macchinari che permettono alla stessa di poter realizzare una gamma di prodotti. Quindi l'idea è proprio quella di in qualche modo sviluppare una rete di impresa con un mulino, con un birrificio, con altre aziende che comunque hanno già strutture che magari sono anche sottoutilizzate, e quindi questo permetterebbe a noi di ridurre i costi di produzione, di ridurre il tempo di lancio del prodotto e lavorare al tempo stesso con persone che hanno competenze, know-how che può essere sicuramente di grande valore aggiunto per tutti. Questo è un pochino in breve quello che Kinoa Marche ha fatto finora e speriamo insomma di proseguire su questa strada. Grazie. Grazie Emanuele Zannini. Io ho avuto il piacere di conoscerlo quando lanciava le prime opportunità di investimento che sono state prese subito colte da alcuni imprenditori. Emanuele non l'ha detto, ma all'interno della loro gamma c'è di tutto: gelato di quinoa, latte di quinoa, cioè veramente una fucina di idee, di innovazione che con questo prodotto. Poi io lo dico perché io compro quinoa nel circuito Natura Sì, che costa una follia, quindi sarebbe l'ideale cominciare a metterlo insomma con una filiera corta e raggiungibile qui nelle Marche. Grazie. Prego. Chiedo ai relatori di lasciare il tavolo e chiedo a Emilio Spada, Ivana Guerra e Sabrina Pedrini di prendere posto. So che sta andando. Ah, scusa.
scusa, Marco Carraro, so che sta arrivando Maurizio Gambini, che non c'è ancora, quando arriverà lo inviteremo. Ancora grazie, allora siamo nel round finale, io chiedo a tutti un po' di sintesi in maniera tale che cerchiamo di recuperare il tempo che abbiamo perso, però come avete visto la qualità degli interventi, delle testimonianze e la capacità di fare rete, sinergie possibili con gli attori del territorio è notevole, è questo il spirito con la quale ci muoviamo. Quindi io do la parola molto volentieri a Emilio Spada, che non c'è. Quindi non gliela do. Scusate, non c'è il cavo di Spada, non c'è nessuno. Non c'è, benissimo. Allora recuperiamo il tempo. Quindi do la parola a Nirvana Guerra. Dell'Orificio Agape, che oltretutto è anche in partenariato con la Cotta, poi ci farà anche provare i propri prodotti. Devo dire che quando è nata l'idea di questo evento, subito sono venuti alcuni nomi e il suo signore è venuto fuori subito. E quindi a dimostrazione che c'è sicuramente molta attenzione e riconoscibilità della sua azienda e dei suoi prodotti. Ecco, funziona tutto stranamente, perché prima funzionava, adesso funziona. Eccolo, ci siamo. Quindi Nirvana Guerra. Sì, ecco, questo. Prego, l'aiutiamo con il caso. Dato il tempo è poco, quindi io la successione. Infatti è partito. Non mi servo delle immagini, ma questo mi piaceva. Federica che ha una piaceva. Ah, c'è. Mi piaceva. Prego. Come fondo. Sì. Presentarlo, perché la mia è una realtà talmente piccola che quasi mi vergogno di essere qui. Ringrazio di essere qui ad avere l'opportunità di dire qualcosa anche di quello che è la mia, il mio lavoro, cioè, la mia esperienza, eccetera. Perché, come dico, questa micro realtà che possiedo non ha valore per tanto per la quantità di olio che produce. Io credo che il valore sia nel promuovere cultura nel campo dell'olio. Ed è una cosa estremamente importante, credo, perché attraverso l'alimentazione passa la salute, e la salute è il valore primario assoluto. E servendoci, cioè usando prodotti buoni, garantiamo anche un po' la nostra salute, difendiamo la nostra salute. Io come mi sono avvicinata, mi sono innamorata dell'olio, non da bambina ma in età avanzata, e è un'eredità che ho avuto da mio padre. Mio padre amava fortemente questo lavoro e l'ha fatto con una passione estrema, senza conoscenze, senza competenze, però facendo il lavoro come si fa nella cultura contadina, facendolo bene. E bene, si rendeva conto che il prodotto che lavorava doveva essere al meglio e lo lavorava con tutta la sua passione. Questa passione me l'ha trasmessa e io sono veramente affascinata da questa cosa e invito sempre tutti a dire, e dico, quando lavoriamo, purtroppo il periodo di lavorazione è brevissimo, venitemi a trovare, ma non perché dovete acquistare olio, non mi interessa se l'acquistate ancora, anche meglio, però perché dovete provare l'emozione che si prova in un frantoio, provare quell'emozione che si prova quando si va con la mano a prendere sotto, con un recipiente, che è il massimo, sotto un recipiente, quest'olio che ancora è quasi tiepido, sentirne il profumo, sentire questa sensazione proprio di un sapore, di un profumo antico che non si trova, che non si vede, che non si sente più. E dico, la mia realtà è una micro realtà che ancora quasi esclusivamente permette a chi arriva di vivere questa emozione, e io introduco questo, e poi di fianco al laboratorio c'è sempre una bruschetta calda, perché quello che si prova ad assaporare una bruschetta con l'olio che è appena uscito, che è ancora torbido, cremoso, fantastico, io credo che veramente debba essere provata, perché non si può descrivere. E credo che come testimonianza di questo, tutti quelli che vengono esprimono con le parole, con i superlativi questa cosa. E quindi io questo è il messaggio più forte che voglio passare, e non solo, ma invito le scuole perché portino i bambini a vedere,
portino a vivere questa esperienza che tra un po' non si potrà neanche più vivere, perché non siamo, passiamo da quello che l'industria, cioè l'attività, ecco, l'industria non è più possibile. Far vivere l'emozione che posso ancora fare vivere io lì nella mia realtà, micro. Ecco, io spero che dopo di me, che questa cosa non muoia. Ho qualche vaga speranza che una mia figlia che vive alle Canarie si stia innamorando, speriamo, e ne faccio un'impresa, perché io, ripeto, non ho fatto impresa, ho fatto cultura, ma sono orgogliosa di questo, perché anche i produttori ai quali offro un servizio, perché altrimenti chi produce olive in questo territorio dovrebbe fare almeno 50 km per andare a molire le proprie olive. Ma questi i produttori, quindi, oltre alla facilità con la quale vengono in contatto, cioè per raggiungere la sede del laboratorio, sono incoraggiati, sono stimolati a fare del buon olio. E quindi, perché la cultura, mentre a volte la tradizione aiuta a salvaguardare la qualità, nel campo dell'olio la tradizione spesso danneggiava la qualità, perché si puntava molto, proprio per questione anche di miseria che c'era alla base, di fare un olio, la resa alta del prodotto, dice la mia ha fatto il 20, e il prodotto veniva ammassato, lasciato per tanto tempo a scolare acqua, in modo che poi durante la lavorazione le rese fossero alte, e questo era il grande orgoglio. Ho fatto capire che questo era un delitto che si faceva al prodotto. Il prodotto deve essere raccolto e lavorato, e raccolto in tempi anticipati, non tardivi, perché lì non abbiamo più la qualità quando lavoriamo un prodotto tardivo, e soprattutto raccolto e lavorato, e perché abbiamo il massimo della qualità. Ecco perché l'olio non solo bisogna che sia l'olio fatto in casa, come dice, io ho fatto i produttori sono orgogliosi perché dice, questo è l'olio mio, a volte riescono a farlo che fa schifo con l'acidità, perché se non seguono queste norme fondamentali della lavorazione, che sono appunto quello di raccogliere precocemente, di lavorare immediatamente, di metterli in contenitori che non sappiano l'aceto, perché i prodotti, le grandi damigiane lavati con l'aceto, che facevano altro che alterare il sapore dell'olio. Ecco, questo è quanto io cerco di trasmettere, e vedo che quando lenta questo apprendimento, soprattutto da chi aveva l'abitudine ad operare in questo modo, ma le nuove leve si aderiscono immediatamente e capiscono il valore di un olio che quando assaporano fa fortemente picca la gola. E nella vecchia cultura, diciamo, dei nostri nonni diceva picca e acido, proprio esattamente il contrario, tanto più picca, che diciamo la sensazione più forte che si prova, tanto più diciamo che l'olio è a valore, perché quello che picca sono gli antiossidanti, sono i polifenoli, quindi più ce n'ha e meglio è. E infatti questi sono preziosi per la nostra salute, il nostro organismo, tutto quanto, non solo, ma permettono anche una conservazione a lungo del prodotto. Quindi quella sensazione di piccante, quella sensazione di verde quando mettiamo in bocca questo prodotto, queste molteplicità di profumi, questo sapore, quello il mio caratterizzato soprattutto dal profumo di erba appena tagliata. E non è una sensazione che io come assaggiatore dico questo al sapore di erba tagliata, di carciofo, eccetera, ma quando su un bidone di olio appena spremuto qualcuno si avvicina, io ho sentito tante persone che dicono ma sembra di sentire l'erba, e questo lo conferma che non c'era una suggestione nella cosa. E sono l'altra cosa di cui sono fortemente orgogliosa, quella di aver ricevuto un primo premio all'Ercole Olivario di Spoleto, che è praticamente l'Oscar dell'olio, nel 2008. E quest'anno di essere stata inserita nel premium list, sempre in quel patrocinio dell'Expo. L'Ercole Olivario quest'anno non ha fatto il concorso, ha promosso il premium list, cioè l'elenco delle migliori aziende in Italia produttrici di olio,
E quindi io in questo premium list mi sento questa formichina che però è veramente indegna di essere. Ma grazie. Brava Vitale Guerra, io credo che la passione con la quale ci racconta il frutto del proprio lavoro e non le dimensioni ma la qualità, come è emerso anche nella discussione della mattinata, che rappresentano l'eccellenza e il merito con cui il territorio si guadagna queste prime posizioni. Io ringrazio Marco Carraro di essere venuto, non era previsto, chiedo anche scusa perché abbiamo raffazzonato un po' le cose e non l'abbiamo inserito, però il punto di vista che la Presidente Pierantoni in più di un'occasione ha esplicitato come un punto di vista esterno al territorio, che è stato capace di intuire alcune delle peculiarità che il territorio può far diventare come dei valori, credo che lo possa raccontare meglio di tanti altri. Marco Carraro. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio io a voi per avermi invitato, sono felice di raccontarvi la mia storia. Ho preparato un intervento scritto per ridurre i tempi, dirvi tante cose e non perdere il filo. Raccontarvi la nostra storia, la visione che sta dietro la nostra scelta di cambiare vita e magari raccontarvi anche qualche visione sul possibile modello di sviluppo per il territorio. Allora, veniamo da Milano e abbiamo deciso di trasferirci dalla città nell'entroterra appenninico per costruire un modello di impresa basato sui valori della terra, sui valori della natura, del benessere, un'idea sostenuta dalle competenze acquisite nel tempo in campi diversi. Veniamo dalla comunicazione, dalla didattica, la mia mamma viene dalla ristorazione, ci occupiamo di arte e cultura. Da tempo cercavamo un luogo che sapesse di antico e genuino, capace di riempirsi di voci, di vita, di relazioni e di nuove possibilità. Un luogo per sviluppare ospitalità e accoglienza di qualità attraverso la creazione di nuove forme di coinvolgimento culturale. Un luogo che avesse anche bisogno della nostra presenza e che ci vedesse come soggetti utili per il rilancio del territorio e per contrastare l'abbandono che spesso affligge questi luoghi. Abbiamo trovato questo luogo e l'abbiamo trovato a Borgo Pace, dove siamo stati accolti con affetto dalla sua splendida gente. Ed è nata così Sacchia Art Farm, una fattoria culturale che basa il suo progetto sulla conoscenza e la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale locale. Una realtà originale a Borgo Pace, molto più di un semplice agriturismo, un contributo concreto alla promozione di un piccolo borgo rurale e alla creazione di un marchio territoriale sinonimo di alta qualità della vita a 360 gradi. Siamo un'azienda agricola biologica che produce zafferano e patata rossa di Sompiano, farro e grano, che è al tempo stesso un luogo di ricezione turistica, un centro culturale, educativo e formativo permanente rivolto a tutti e in cui tutti lavorano in modo sinergico, condividendo spazi e risorse con lo scopo di applicare quei criteri di sostenibilità economica ed ecologica di cui sentiamo un forte e urgente bisogno. Un incrocio di mondi, di progetti, di eventi artistici, di produzione agricola e sperimentazione dove la cultura della terra e della natura è quanto unisce e apre alla relazione tra le persone. Insomma, siamo uomini, donne e bambini con i piedi ben piantati nel terreno ma la testa rivolta verso il cielo. Siamo uomini e donne in fuga proprio da quella città che in queste ore si appresta ad inaugurare un evento mondiale che ci stanno spacciando di essere dedicato alla sana e corretta alimentazione. Peccato che accetti che una multinazionale come McDonald's sia official sponsor dell'Expo, un evento che si vanta di trovare le soluzioni alla fame nel mondo e nel sito ufficiale della manifestazione si legge che Coca-Cola è l'official soft drink partner di Expo Milano 2015. Un brand si legge che è stato scelto in virtù del suo impegno sul fronte dell'innovazione e della crescita sostenibile, capace di generare ricchezza per le comunità, tutelando le risorse utilizzate e incoraggiando consumi e stili di vita equilibrati. Vi rendete conto? Cioè, a Expo dovrebbero essere partner ufficiali la Cotta, no? Dovrebbero essere partner ufficiali l'oleificio della signora che ci ha presentato oggi. In una società in cui l'obesità dilaga e secondo i dati del Ministero della Salute il numero delle persone obese è raddoppiato rispetto agli anni 80, come si fa ad accettare che multinazionali del junk food, cibo spazzatura, siano sponsor di un evento che mira ad essere educativo sotto l'aspetto della nutrizione e dell'alimentazione?
Questo per dire che non dobbiamo farci prendere in giro, dobbiamo sapere che meno male che la Cotta partecipa a Expo, ma le politiche non le fa la Cotta, le fa McDonald's, le fa Coca-Cola. E abbiamo sperato e continuiamo a sperare di poter essere orgogliosi di quest'Italia, ma questa è l'ennesima sconfitta di un paese che davanti al denaro ancora una volta rinuncia alle sue buone intenzioni e si fa comprare. Era un'occasione di rilancio quella di Expo e invece rimane la solita marchetta d'italiano. Noi crediamo che sia necessaria una nuova idea di agricoltura in contrapposizione all'attuale modello teso all'accumulazione di profitti e alla sovrapproduzione che distrugge il pianeta. Per questo ci siamo trasferiti a Borgo Pace. Per questo abbiamo deciso di abbandonare le nostre occupazioni e dedicarci alla terra. Perché siamo profondamente convinti che proprio a partire da questi luoghi, da questi entroterra, sia possibile costruire un'alternativa di sistema costruita dal basso, in cui gli agricoltori siano il motore di quella trasformazione verso il buono e il bello che è il titolo di questo incontro. Noi crediamo che il rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio sia l'unica possibilità di sviluppo per un'agricoltura come quella della nostra provincia, l'unica possibilità per mantenersi a livelli competitivi. Serve un vero e proprio modello di sviluppo alternativo, basato su sistemi di produzione locale degli alimenti ed espressione di una forte integrazione tra risorse e attori. L'elemento centrale di questo modello, crediamo, sia la qualità del prodotto in un significato però più ampio. Non ci interessa solo il quanto un prodotto sia buono e bello, vogliamo anche definire il come. E questo significa riconsiderare le caratteristiche tangibili e intangibili del sistema di produzione di quel prodotto. Significa in particolare definire l'identità e la specificità che quel prodotto comunica. Prima di trasferirci a Borgo Pace, abbiamo cercato a lungo nel panorama agricolo italiano un ambito geografico che meglio si prestasse all'attuazione di questa nuova idea di agricoltura. Abbiamo scoperto che è proprio nelle aree montane il giusto contesto. Innanzitutto qui la riconversione degli attuali modelli produttivi ormai insostenibili è una necessità inderogabile e se si vogliono evitare o meglio frenare spopolamento, abbandono e quindi degrado ambientale in atto da ormai da alcuni decenni. Ma è soprattutto grazie all'elevata qualità ambientale e alla capacità di aver conservato nel tempo culture, tradizioni, conoscenze locali e relazioni sociali che le aree montane possono essere considerate come luoghi deputati a intraprendere la via della qualità. Noi concepiamo questo territorio che ci ospita come una rete di attori e di risorse, una sede di attività e di relazioni, guidato da un sistema di governo dal basso, in cui le comunità degli abitanti abbiano l'ultima parola nei confronti di un governo centrale totalmente screditato e incapace di rispondere ai bisogni dei cittadini. Vogliamo abbandonare la tradizionale visione statica propria delle analisi di settore, i cui confini sono spesso definiti in funzione degli obiettivi dell'analista che li fa, a favore di un'idea più funzionale e dinamica di territorio, dove perdono di importanza le ripartizioni amministrative, mentre assume valore la realtà del territorio quale ecosistema esteso, comprendente le risorse naturali, quelle umane, quelle socio-economiche e ancora di più le relazioni che si instaurano tra risorse e attori. Vedete, la dimensione paesaggistica, quella storico-culturale, quella socio-economica, istituzionale, organizzativa, diventano allora diverse prospettive di analisi e di progettazione. E anche la dimensione spaziale, quella temporale, assumono una nuova rilevanza. Il potenziale competitivo di un'area geografica in quanto sistema territorio, più che dalla quantità delle singole componenti, viene determinato allora dalla complementarità e dalla capacità di integrazione reciproca delle componenti stesse. Le risorse che caratterizzano il sistema territorio e che ne determinano l'attrattività possono avere natura materiale o immateriale. Le risorse materiali, quali ad esempio le caratteristiche geografiche, le infrastrutture, il patrimonio artistico e culturale, sono facilmente individuabili ed eventualmente valorizzabili, e questo si sta già facendo. Le risorse intangibili invece, quali lo spirito locale, la professionalità, la competenza presenti
nella forza lavoro caratterizzano in modo esclusivo il potenziale di attrattività del territorio e sono di difficile imitazione. È chiaro quindi che soprattutto la valorizzazione di questi elementi immateriali in quanto esclusivi permette un vantaggio competitivo duraturo e inimitabile di una determinata area geografica. Un'attrazione infatti è tale se dotata di un carattere di unicità che rende il territorio di appartenenza diverso da altri luoghi analoghi e quindi in grado di attirare nuove risorse. Finisco dicendovi che in questo quadro stiamo lavorando a proposte concrete, a possibili azioni innovative nelle quali sperimentare questi concetti e trasformarli in prototipi, in possibili modelli realizzati a cui riferirsi. Tra gli strumenti efficaci e versatili per promuovere il legame agricoltura-territorio abbiamo individuato negli itinerari tematici quello più adatto al nostro contesto. Gli itinerari sanno sollecitare la curiosità e la voglia di conoscere e rispondono contemporaneamente a diverse esigenze del turista rurale. Trovare accoglienza e ristorazione, acquistare i prodotti del territorio direttamente nel luogo di produzione, ricevere informazioni sui metodi di produzione e di trasformazione, sulla storia e sulle tradizioni del territorio, trovare indicazioni sui luoghi e sugli ambienti da visitare. Si potrebbero accompagnare agli itinerari alcuni requisiti minimi per i prodotti e per le modalità di accoglienza, che possono fornire qualità e valore aggiunto. Stiamo pensando alle diverse modalità di comunicazione degli itinerari tematici. La più diffusa sicuramente è quella cartacea, ma l'alternativa emergente è sicuramente rappresentata dal web. L'utilizzo della rete, oltre a permettere l'aggiornamento continuo delle informazioni, può raggiungere il potenziale utente ovunque si trovi, permettendo anche una comunicazione più mirata e personalizzata. Io credo che il mio tempo sia finito, quindi concludo dicendo che questa secondo me è una possibile chiave di sviluppo del territorio e siamo disponibili a condividerla insieme alle istituzioni che crediamo debbano occuparsi di questi temi. Grazie Marco, una testimonianza importante che segue la linea con il distretto culturale tutto poi fa questo tipo di interventi e cerca di sviluppare queste relazioni nell'immediato futuro. Ci ha raggiunto Emilio Spada, titolare di Cavo e Spada, un altro dei partner che insieme alla Cotta e l'Ufficio Agri ci farà provare i propri prodotti a breve. E lo ringrazio perché ci porta la propria esperienza. Sì, io prima di iniziare volevo chiedere una grande... vorrei scusarmi anticipatamente perché ero a fare le consegne, quindi ho fatto tardi e sono arrivato benissimo nello spirito giusto. Quindi stavo lavorando, quindi vi chiedo scusa anticipatamente. E prima ancora di raccontare l'esperienza mia personale, vorrei rubarvi 5 minuti, ma anche meno, per raccontarvi quella che è un po' la nostra storia, una storia che arriva dalla Sardegna. Una storia che arriva dalla Sardegna e inizia a gettare le proprie radici in questo territorio nel 73. Quindi a cavallo tra gli anni 60 e 70 c'è stato un grande esodo dei pastori sardi dalla Sardegna in continente. E quindi qualsiasi regione centrale voi visitiate ci sarà sempre una realtà che somiglia alla nostra. Ci tengo a sottolineare questo fatto perché è sulla bocca di tutti il problema barra opportunità migranti, clandestini, non clandestini, questi popoli che vengono in Europa. E io mi sento parte, pur facendo parte la Sardegna di un territorio italiano, penso che arrivo da una storia migratoria. Migratoria perché comunque non è che mio padre e mio zio sono venuti dalla Sardegna per curiosità o per... sono venuti per un'esigenza lavorativa e un'esigenza di sviluppo legata semplicemente al fatto che in Sardegna c'erano troppi pastori e troppa poca terra, quindi non c'era modo di costruire qualcosa. E quello che hanno costruito non solo la mia famiglia ma tutti i pastori sardi, con un po' di presunzione vi dico questo, hanno insegnato negli anni 70 e 60 cos'era costruire un'azienda innovativa. Sono riusciti a far capire agli imprenditori agricoli di oggi cosa significa costruire una filiera corta, tema attualissimo.
sono riusciti a valorizzare le aziende più brutte che c'erano nei nostri territori, perché quando venivano dalla Sardegna non avevano soldi, avevano solo una grande sapienza e una grande volontà. Pensate che mio padre, quando arrivò in questo territorio, aveva 18 anni. Paragonando mio padre 18enne a un ragazzo 18enne di oggi, faccio veramente fatica a trovare delle similitudini. E quindi collego questo gap generazionale che c'è stato di 40 anni, dicendo che la crisi, secondo noi, non è una crisi economica, ma è una crisi identitaria. Quindi i giovani non hanno più stimoli, non hanno più desiderio di apprendere un mestiere, seppur duro, un mestiere che dà soddisfazioni, necessita di studio, di sacrificio, di valori che arrivano dalla terra. E come diceva Marco, Marco prima, se la politica arriva dal basso e quindi ha una crescita spontanea e naturale, le cose arrivano per forza e le radici hanno ampio terreno su cui poggiare. Questa era la piccola premessa, quindi un po' quella che è la nostra filosofia. La nostra azienda non soffre la crisi. Non soffre la crisi per un semplice motivo. Non soffre la crisi perché negli anni non abbiamo mai ceduto alla tentazione di fare 10 passi al posto di uno. Non soffre la crisi perché inconsapevolmente il nostro lavoro è strettamente legato alla natura. E quello che l'agricoltura ci insegna è il fatto che certi tempi non si possono mai accelerare. E quando lo sviluppo arriva in maniera naturale, il successo e la forza che hai nell'andare in giro sono assoluti. E quindi dagli anni 70 ad oggi, come vi raccontavo prima, mio padre venne qui con 218 pecore, lasciate, era tutto il capitale di mio nonno, e lo ha lasciato a questo ragazzo 18enne. Dal 1973 ad oggi abbiamo un allevamento di 1700 pecore, con svariati ettari scomodi, tutte frane, un sacco di boschi, i più brutti che c'erano, siamo riusciti a creare business. E qui ritorno al fatto che i pastori sardi hanno insegnato qualcosa in questo territorio. L'opera sociale che hanno fatto è stata quella di custodire questi greppi altrimenti deserti. E quindi è una cosa importantissima costruire un reddito sapendo, con questa consapevolezza. Stiamo internazionalizzando i nostri prodotti, che nient'altro è che il formaggio. Ma a differenza, per dire, di mio padre, che faceva un tipo di formaggio, cioè due tipi di formaggio, uno era il formaggio fresco e l'altro era quello stagionato, che nient'altro era che il fresco che non vendeva in primavera veniva venduto. Oggi invece abbiamo ampliato la tecnologia casearia, quindi l'arte casearia, in una dozzina di prodotti innovativi che nessuno ha mai pensato di applicare con il latte ovino, che sono la rodiola di pecora, lo stracchino di pecora e tutti gli affinamenti più strani che la fantasia ci dà per poter approcciare al mercato nuovo. Concludo dicendovi che il sistema, quindi qui ci sono diverse aziende, c'è la Nilvana, c'è la Cotta e poi gli altri, non so, non vorrei lasciare qualcuno. Il sistema nient'altro è che guardarsi negli occhi, sapendo di vivere in questo territorio, soprattutto nel 2015, soprattutto alle porte di un grande evento che ci sarà a Milano per 6 mesi, quindi parlo di Expo, nonostante tutto quello che Expo ha messo in piedi
di brutto, perché a noi Expo, vi dico la verità, forse sono un po' fuori dal coro, a noi Expo non ci piace, a noi Expo non ci rappresenta. Non sei solo. È meglio segna il coro, diciamo che... Non sei solo. Noi ad Expo non parteciperemo, non ci saranno i nostri formaggi ad Expo, più per una questione di resistenza, perché stiamo passando un po' un periodo come se fosse un dopoguerra. Dopo una grande crisi bisogna ricostruire. Come si fa a ricostruire secondo noi? Secondo noi bisogna con il proprio lavoro dare degli esempi. E secondo noi l'esempio più bello che possiamo dare ai giovani oggi è far vedere l'Expo permanente italiano non in 6 mesi, ma di qui ai prossimi 30 anni. Quindi vivendo di questo, facendo venire tutte le persone di Expo nei nostri territori, senza partecipare a questa marchetta politica che ci sarà su a Milano. Grazie Emilio, sicuramente lo spirito con il quale è raccontato è lo spirito che però in qualche modo è veramente condiviso all'interno di tutti gli interventi. Io ringrazio Gambini che è venuto, seppure in ritardo, è venuto a venire a trovarci, gli chiedo cortesemente di raggiungere il tavolo relatori, vi ringrazio, chiedo solo a Sabrina di restare qui con noi e chiedo anche alla Presidente Pierantoni di raggiungerci perché così cerchiamo di tirare le conclusioni. Dicevo, Maurizio Gambini, titolare di Terra e Bio, un imprenditore che del biologico credo insomma ha fatto ormai una scelta imprenditoriale direi da qualche anno e anche uno dei pochi insomma del territorio insieme a tutta la cooperativa di produttori ha intrapreso questa scelta. Maurizio Gambini. Grazie, buongiorno a tutti, mi scuso enormemente per il mio ritardo ma credo di essere arrivato al momento giusto perché l'intervento che ho appena sentito è quello che volevo sentir dire e non ho dubbi che lo spirito positivo e propositivo e soprattutto anche perché fatto da le persone che ci vogliono, cioè ci vogliono i giovani per fare qualsiasi attività, no? Infatti io che sono con i capelli bianchi mi sono destinato ad altre ad altre funzioni. No, ecco, io dico questo perché chiaramente io sono un imprenditore un po' più grande di chi ha appena parlato, però ero giovane negli anni 80-90 quando l'agricoltura era vista ancora molto peggio di adesso, da un punto di vista proprio di vivere la condizione di essere agricoltore. Dico sempre questa frase perché è significativa. Negli anni 80 una persona che faceva l'agricoltore normalmente non veniva avvicinata da una ragazza. Questa era la condizione. Cioè, fa ridere, ma non fa ridere perché io ho vissuto personalmente, avevo, mi ricordo, una fidanzata che mi ha lasciato e non sapevo perché ci volevamo bene, lei che poi ho sposato successivamente, ho scoperto dopo un po' che il padre l'aveva fatta smettere perché io facevo l'agricoltore, cioè sono situazioni che io adesso la racconto così, ma sono storie vissute, è una condizione dove tutta la mia famiglia, io ho 8 fratelli, siamo 8 fratelli, 6 sorelle e un fratello, dove tutti ridevano chi rimaneva in campagna, quindi la condizione era... Però quando uno ha lo spirito che ho appena ascoltato, cioè non ha paura di niente e va avanti, e quindi la crisi uscirà anche perché usciremo da questa crisi, che è una crisi che la possiamo definire in tutti i modi, e da quella condizione di agricoltore, no? Non avevo neanche i 180 pecore, no? Che anche se sono poveri, avevo proprio il niente assoluto, e diciamo la mia esperienza è... vuol dire che si può fare solo con la costanza di lavorare, di capire dove andare anche controcorrente, perché io mi ricordo bene, qui vengo al tema, quando io andavo all'ispettorato agrario e parlavo di agricoltura biologica perché avevo avuto contatti con qualcuno che lo faceva già, mi diceva lascia perdere che l'agricoltura biologica la fa chi ha l'orecchino, chi porta l'orecchino, io adesso non ero proprio il tipo alternativo, e io dicevo vabbè andavo via, cioè questa è la condizione dove si è partiti per ricominciare dopo il dopoguerra, quindi la crescita economica c'è stata dagli anni 50-60 fino agli anni 80, dove le campagne qui ci siamo spopolate,
e abbiamo fatto dei danni al paesaggio, al territorio, inimmaginabili. Io sono un protagonista di quei danni, perché io mi ricordo quando da ragazzo, io sono del 60, negli anni dal 75 all'80, 85 abbiamo estirpato le viti, estirpato le siepi, ruspato quei calanchi, no? E abbiamo fatto dei danni che oggi coscientemente la comunità europea ci dice, ci dà le risorse per poter ripristinare le siepi, i campi, come per poter avvicinarci a riportare, a riparare quei danni che abbiamo fatto. Ecco, quindi questo per dire, successivamente ho capito che chiaramente l'impresa si può fare anche in agricoltura da soli, ma non è facile, perché io conosco bene Spada, che ha parlato poc'anzi, che è una famiglia importante, una famiglia che ha sempre dedicato il suo lavoro, ma non tutti purtroppo ce la fanno da soli, e allora qui viene il mio ruolo di cooperatore. Cioè, io sono nato con la cooperativa Terra Bio, che ha cominciato a organizzarsi per andare in un settore dove nessuno andava, cioè perché c'era il tabù di fare qualcosa di diverso da quello che si faceva normalmente. Ecco. Da qui nascono la diversificazione delle culture, delle produzioni, perché oggi qui in questi territori, per effetto di queste scelte che, diciamo, quelli come me hanno fatto, si coltivano delle produzioni che non si coltivavano più, o se non si coltivavano più da decenni, ma da centinaia di anni, perché se noi parliamo di legumi in questo territorio, se noi parliamo di piante officinali, se noi parliamo di produzioni diverse da quella che è la classica cultura che qui si era radicata, cioè il cereale, punto. E siccome nell'agricoltura biologica è obbligatorio fare le rotazioni, quindi necessariamente bisogna diversificare le produzioni. Quindi ci siamo innovati, e per innovarsi però bisogna avere l'organizzazione. Qui vengo al tema più difficile, quello che immagino piccolo produttore può scontrare, cioè organizzare la produzione, lo stoccaggio, la trasformazione, nel caso del latte, della carne, comunque una trasformazione che è un'attività complessa, difficile, che comporta anche una professionalità. Chiaramente noi come cooperativa abbiamo avuto l'agevolazione, diciamo, di essere organizzati in un gruppo di aziende, ma partendo da prima da fare, a prendere il capannone in affitto, anche un po' fuori dalle regole, no? Perché diciamocelo pure, se devi arrivare tutto preciso, fai fatica. Ci si è arrivati piano piano ad essere a posto da un punto di vista anche formale, diciamo, ma con una gamma di produzione che oggi la nostra cooperativa, diciamo, va sul mercato. Stamattina sono passato proprio adesso in ufficio, ritardato anche per questo, c'erano l'ufficio delle dogane che fanno i controlli per capire se puoi esportare in determinati paesi extracomunitari. E chiaramente sono andati via dopo 2 ore che è tutto a posto, ma perché c'è una formalità da espletare, le incombenze sono tantissime. Allora io mi immagino cosa può essere per un'azienda che magari sono 2 figure nell'azienda che deve esportare, che ne so, in Giappone o in Malesia o da qualche altra parte del mondo, dove tu devi avere una professionalità anche da un punto di vista burocratico. Cioè, quindi chiaramente noi abbiamo bisogno di innovare, di far capire che noi attualmente, secondo me, sfruttiamo il 20-25% di quelle che sono le potenzialità che questo settore dell'agricoltura può dare. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di gente, scusi se la ricito sempre, giovane, che ha voglia di fare e di lavorare, perché un'altra condizione che mi pare che ha citato nel suo discorso è che bisogna lavorare. Non si scappa. Poi più volte stamattina. Questo bisogna fare. Io, che mi diverto solo la domenica qualche volta a lavorare, infatti ieri sono stato il 25 aprile a mezzogiornata, ieri tutto il giorno a seminare con mio fratello, è il divertimento più grosso del mondo, no? Perché ho fatto 2 giornate e sono tornato. Ma è faticoso, è impegnativo. Cioè, necessariamente se non si passa attraverso il lavoro, io credo che questo paese non riprenda vigore. Cioè, bisogna dire ai nostri giovani che non è che è stato facile per suo nonno, per mio nonno, per suo padre, forse era più facile per i nostri nonni, per i nostri genitori che hanno voluto svilupparsi un po', e noi anche usufruiamo di questo sviluppo, perché indirettamente loro hanno costruito. Io mi ricordo mio padre che dai 50 all'80, quando purtroppo è morto su un incidente sul lavoro, che ha lavorato come non è descrivibile,
e noi, generazione io, ho usufruito anche di quel lavoro, perché loro hanno lavorato, hanno costruito questo paese, noi abbiamo la responsabilità in questo momento di lasciare la stessa cosa possibilmente per i nostri figli. Questo è lo spirito che ci deve muovere. Scusate, vado un po', le cose mi fanno andare un po' fuori anche temi, ma è quello che vogliamo. Per far capire, cioè, cosa, come si esce da questa crisi, come si può, si esce con la propositività. I giovani, perché quelli come me magari se vanno a fare una partitina alla sera della cosa, forse no, mi piacerebbe di più. Ecco, nel senso che comunque se non c'è, se non è, sei giovane, se non hai lo spirito, la voglia di fare e di lavorare, non si va da nessuna parte. Quindi abbiamo le basi, perché oggi, diversamente da quando io ho iniziato, che mi dicevano certe cose meglio che non le fai, fai la classica, invece oggi le istituzioni, da questo punto di vista, devo prendere atto che hanno uno spirito diverso e sono alla ricerca anche di chi vuole agganciare queste innovazioni, questo modo diverso di fare agricoltura, e quindi c'è la possibilità in agricoltura, perché ci sono una serie di condizioni per cui bisogna farlo. Noi abbiamo fatto un bando alla comunità montana dell'azienda di Calippo, spezzettando, poi alla fine ha partecipato uno solo purtroppo, lasciando proprio la possibilità anche come ente pubblico di prendere il terreno a chi ha iniziato e non ha mai fatto agricoltura, in modo di farlo da avere ai giovani, perché un giovane che ha bisogno di prendere 10 ettari di terra, 20 per iniziare, l'ente pubblico che ha la proprietà deve favorire, perché è inutile che lo do a un'azienda già fermata, no? Quindi abbiamo cercato di andare in questa direzione. Questo credo che si debba essere fatto anche da parte di tutti gli enti che hanno magari proprietà da concedere in affitto, no? Per creare nuove aziende, perché noi abbiamo bisogno di creare nuove aziende, perché poi i giovani sono quelli che sono più diciamo propositivi e più attenti alle innovazioni, a un modo nuovo di produrre, a un modo diverso, anche facendo i loro errori, perché gli errori bisogna farli, quando si fanno poi bisogna superare, dicendo vabbè, ho sbagliato però vado avanti uguale, faccio qualcos'altro senza di hai cucinare. Visto come non si fa, è bravo, ecco, serve proprio a quello. Quindi ecco, noi abbiamo un territorio che è spendibile, e qui ritorno anche al discorso delle istituzioni, sia a tutti i livelli, anche a livello dei nostri comuni, che sono molto attenti a capire come si può fare, perché adesso la crisi chiaramente morde tutti, e noi sindaci, adesso che io ho questo ruolo, vedo tutti i giorni le persone che non sanno da che parte iniziare, se non magari qualche giovane prendere e andare fuori all'estero, e quella è la sconfitta più grossa che possiamo subire. Quindi noi abbiamo grandi possibilità, adesso scusate non ve la voglio fare lunga, di avere una gamma di produzioni da poter fare che il mercato chiede. Questo è l'aspetto importante. Io vedo nel nostro caso, noi abbiamo meno prodotto di quello che richiede il mercato. Cioè questa è la condizione che poche volte si realizza in economia, cioè hai meno produzione di quello che il mercato ti chiede. Poi arriva sempre qualcuno fantastico che la no, questo dopo è un altro discorso, un altro capitolo che andrebbe affrontato. Quindi a un certo punto tu sei costretto a smettere di fornire. Cioè io alla fiera Norimberga siamo riusciti ad agganciare una catena di distribuzione in Francia perché avevamo le lenticchie che non c'era nessuno sul mercato. Cioè, per dire, allora siamo riusciti a mettere insieme un gruppo lì, quando fai la fornitura sono 100 quintali alla volta di lenticchie selezionate ogni 15 giorni, e lì quando sei entrato nel supermercato poi devi garantire la fornitura, non è che dici dopo due mesi ti lascio senza, hai perso il mercato. Quindi diciamo che bisogna capire che tipo di mercato ci si rivolge, perché se io mi rivolgo a un mercato del piccolo negozietto, che è la, diciamo, noi per esempio in Italia rivolgiamo solo alla distribuzione, distribuzione piccoli negozi, insomma, invece per esempio in Germania o in Francia appunto non c'è questa differenza di condizione, cioè se fornisci il supermercato puoi fornire anche la distribuzione di piccoli negozi, quindi non c'è. In Italia invece per esempio se sei in una grande distribuzione il piccolo negozio ti toglie dalla sua, ci sono mentalità, insomma ogni paese, ogni area c'ha il suo metodo. Quindi questo per dire che noi abbiamo bisogno di produrre, perché il fatto che si produce lì, quei campi lì, non è uguale come produrre in Francia o in Romania, cioè il prodotto ha un'altra faccia, ha un altro volto e un'altra provenienza, e il mercato
io vedo, tanto partecipo alle fiere, adesso un po' di meno chiaramente perché ho altre cose da fare, però quando vai nella fiera prima ti chiedono il prodotto italiano, poi ti chiedono quello europeo e poi in extremis, se proprio non c'è, gli va bene magari anche quello che viene da altri paesi. Però quindi questo vuol dire che la condizione è che il prodotto italiano già ha un valore aggiunto rispetto agli altri paesi. Quindi questa è la condizione che noi dobbiamo necessariamente sfruttare. E allora io faccio sempre un altro esempio: se ci concentriamo su piccole produzioni, su produzioni specifiche dove ci lavoriamo dietro, allora ecco che questo territorio può dar da mangiare a tante persone, a tanti progetti, a tante realtà. Perché io faccio sempre l'esempio dell'Emilia Romagna, dove un agricoltore con 2 ettari, 3 ettari ha fatto i miliardi. Perché ci hanno lavorato. Ritorniamo al discorso del lavoro, cioè c'era una concessione del lavoro diversa da quella che era magari in certe altre aree dove c'erano altre possibilità di sviluppo in altri settori. Non è una colpa di qualcuno, è una condizione che siamo arrivati. Adesso dobbiamo ricostruire questo percorso. Allora, bene chi fa la birra, bene chi fa i legumi, bene chi fa le ortive, sul mondo dello sprouting, per esempio, della germoglio, c'è un mondo di mercato enorme. Cioè, Noi eravamo i primi, per esempio, che in questo territorio abbiamo fatto il coriandolo 10 anni fa, una cultura che dice: ma chi lo mangerà tutto questo prodotto? L'altro giorno parlavo con un'azienda di Cesena, mi ha detto: facciamo un programma da 150.000 quintali di coriandolo, no? Cioè, il mercato è talmente ampio e hanno fatto degli investimenti specifici solo per quel prodotto, per il magazzino, per il... Quindi sul mercato globale c'è grandi possibilità di collocare determinati prodotti anche di nicchia, che possono sembrare di nicchia. Quindi io dico che noi tutti quanti, dai produttori e le istituzioni, dobbiamo concentrarci sul lavorare bene, avvicinare a questo settore la condizione principale di far avvicinare i giovani. Noi dobbiamo lavorare molto su questo. Senza giovani non si va da nessuna parte. Grazie. Chiudo qui. Scusandomi di nuovo per il ritardo e ringraziandovi per l'invito, perché mi fa molto piacere parlare della mia professione, e invitando tutti a collaborare, perché lo spazio, questa è un'altra condizione che non deve mai, lo spazio c'è per tutti, ce n'è molto anche che non viene coperto, quindi cioè, la concorrenza fa bene all'attività. Grazie. Resti pure con noi, anche perché mi spiace che ha perso una parte degli interventi della mattina, ma sul sito e sul canale Facebook di Urbino del Montefeltro troverà diverse cose, alcune gliele racconteremo noi. Ora io, nel ringraziare la professoressa Sabrina Pedrini, che insegna economia della cultura all'Università di Bologna, che fa parte del coordinamento scientifico di Camera, perché io la ringrazio, perché all'interno di questi eventi che noi abbiamo voluto fare in accordo con i presidenti, che hanno delle verticalità così forti nell'ambito dell'agroalimentare, in questo caso in quello del tessile che ci sarà l'8 maggio al gruppo Tessile Pedini, e in quello del 23 maggio invece sul tema delle residenze creative, ha un po' il compito di tirare questo filo rosso, cioè cercare di mettere insieme le opportunità che un distretto culturale voluto come Urbino del Montefeltro sta facendo da circa un anno, anche più, può, diciamo, in qualche modo diventare un'opportunità di networking anche con queste verticalità. Sabrina Pedrini. Allora, grazie per ovviamente avermi dato l'opportunità di partecipare a tutti questi incontri, e diciamo che rispetto all'idea di intervento che avevamo pensato inizialmente, poi mi è stato anche chiesto di tirare le fila e portarvi da un posto all'altro e fare capire anche, o per chi non l'avesse capito, ma mi sembra che qui invece sia tutto molto chiaro, qual è il senso di questo distretto culturale voluto. Io quindi mi sono raccolta alcune righe da ogni intervento, perché effettivamente ogni intervento ci permette poi di trarre delle conclusioni per quanto riguarda oggi e di introdurre poi i nostri incontri successivi, e soprattutto l'ultimo, che di fatto è l'unico che si occupa, diciamo, più specificatamente di cultura espressa nella maniera, diciamo, più stringente, quindi solo ed esclusivamente legata all'arte, quindi alla produzione artistica.
E quando all'inizio proprio dei vostri interventi Romina diceva non mi è stato chiaro inizialmente che cosa volesse dire, invece a me sembra che abbia colto con le sue poche parole perfettamente quello che noi volevamo dire. Aggiungo che quando abbiamo parlato del tema che dovevamo trattare all'interno di questi incontri, io sono stata felice, anzi spingevo per trattare appunto di agricoltura e di tessile, non solo perché sono dei settori ovviamente strategicamente importanti e che ora e che sono diciamo nel mainstream della cultura italiana oggi, ma perché sono settori in cui di fatto le dinamiche del distretto culturale voluto si sono manifestate in maniera spontanea, quindi senza che ci dovesse essere, come dire, tra virgolette, un approccio teorico che giustifica quello che viene fatto, quanto invece delle azioni che sono state messe in atto naturalmente dall'interazione fra tutti gli agenti che operano in questo settore e quindi hanno dato dei risultati che, come si parla delle persone che crescono, questo riguarda anche le aziende, a volte richiedono 15 anni per diventare adulte, a volte 20, per cui non danno dei risultati nell'immediato, ma ce li danno nel lungo termine, come succede poi nella vita. Per cui, come diceva Grossi è ripartire da quello che sapevamo fare, voglio dire, non solo ricordarselo, ma essere in grado di riconoscerlo, di leggerlo. Pierantoni, cultura come storia, tradizione del territorio, ma anche innovazione che ci permette di andare avanti. Quindi essere in grado di interagire con altre forme di industria che sono presenti sul territorio, ma quando non sono presenti sul territorio bisogna andarle a cercare all'estero, altrove. E Romina Maiani diceva giustamente abbiamo un valore aggiunto legato alla territorialità, quindi di fatto smettere un pochino di piangersi addosso e vedere che cosa possiamo fare con quello che abbiamo, che è soprattutto una forma di capitale importantissima, dotata non solo della conoscenza delle persone che vivono qui, ma della natura, del territorio, della fisicità, delle caratteristiche del paesaggio, delle tradizioni, della storia. Quindi sono tutte cose che non che diamo per scontato quando siamo nate qui, ma che invece dobbiamo avere gli occhi per vedere, per tutelare, per mantenere. E gli spunti che ho preso dagli altri incontri ci dicono abbiamo le risorse per farlo, cioè ci sono dei fondi importanti, comunitari, ci sono degli strumenti tecnologici che ci permettono di mettere insieme tutte queste cose. E poi quando siamo passati agli imprenditori, più o meno l'aria che questi ci hanno trasmesso, un pochino si somiglia. Diciamo che nel settore della birra sta succedendo quello che è successo negli anni 90 nel settore del vino, ma in maniera molto più rapida, e questo è straordinario perché contraddice in un certo senso alcune ipotesi, tra virgolette teoriche, alcune idee che ci eravamo fatti, ovvero che la voglia di birra ci passa con una Heineken. Non è vero, quando vogliamo una birra siamo come consumatori, qui tutti abbiamo parlato di produttori ma nessuno ha parlato del consumatore, siamo come consumatori spesso in grado di dire che cosa vogliamo bere, soprattutto se siamo in grado di riconoscerlo, e se siamo in grado di riconoscerlo siamo anche in grado di pagare, di riconoscere il valore, quindi di pagare anche un prezzo un pochino più alto perché ne vale la pena. E Quinoa non solo ci permette di recuperare, dicevamo, una filiera in un qualche modo che è andata a scomparire, che è quella della barbabietola, ma soprattutto ci mostra l'attenzione per una forma di nutrizione diversa, che è quella di recuperare delle proteine vegetali, per esempio, abbandonando anche o riducendo l'apporto proteico tipico della carne. Quindi vuole dire fare attenzione a forme di nutrimento diverse, legate non solo alla salute, ma diciamolo a volte anche un pochino alle mode, ovvero essere vegetariani e soprattutto come va di moda oggi, vegani, e quindi capire che attorno a determinate tendenze ci possono essere delle espansioni dei nostri settori produttivi, del nostro mercato, che vanno appunto a riprendere delle nicchie che avevamo trascurato, che semplicemente non eravamo in grado di vedere e che ci sono non molto lontano. E Guerra ci ha parlato della sensazione, dell'emozione che
ci arriva quando mettiamo le mani nelle olive e assaporiamo una bruschetta appena fatta. Quindi stiamo parlando di qualche cosa che non ha niente a che fare con la nutrizione e con il cibo, ma con delle sensazioni, con delle emozioni che dobbiamo essere in grado di provare, sempre che le riconosciamo, sempre che abbiamo gli strumenti per riconoscerle. E Carraro ci ha parlato di una cosa importantissima, quindi l'abbandono dei piccoli centri, quello che si può fare per recuperare questo territorio. Non è vendere le case a un euro, come sta succedendo in molte parti del nostro territorio, purtroppo prevalentemente diciamo nel sud piuttosto che da noi, ma riconoscere un'identità e una specificità e anche quello che noi possiamo prendere come imprenditori da un certo territorio per poter poi dare. E tutti però hanno parlato di passioni e di qualche cosa che è sì materiale nel prodotto, ma immateriale nella sostanza, anche nel senso che ci viene trasmesso. Infine Spada ci ha parlato del tempo, appunto, cioè di quello che serve anche aspettare per ottenere dei risultati, e Gambini del poter andare laddove altri non sono andati. Quindi sostanzialmente il senso che sta dietro tutto quello che noi stiamo facendo attraverso anche un processo di comunicazione è riconoscere tutte queste cose, cioè cercare di dotare il maggior numero di persone possibili degli strumenti necessari a riconoscere quello che stiamo facendo. Perché è vero, noi possiamo produrre cose meravigliose, prodotti straordinari, ma dobbiamo avere soprattutto di fronte un pubblico che sia in grado di riconoscerlo ed apprezzarlo. E è fondamentale, molto spesso si trascura, non si dà la sufficiente attenzione a questo, però all'educazione del consumatore, che a volte è un utente e che a volte è uno spettatore, cioè comunque è una persona che deve in qualche modo usufruire di quello che noi stiamo facendo e quindi essere in grado non di berlo passivamente, ma di riconoscerlo, apprezzarlo. Ovviamente noi, come a questo punto essendo tutti imprenditori, amministratori, io mi metto nella categoria dei consumatori, noi come consumatori dobbiamo essere educati appunto a riconoscere tutto questo. Se mangiassimo solo da McDonald's e bevessimo solo Coca-Cola sarebbe facile, moriremo presto e quindi sarebbe ulteriormente più facile non dover pensare al wealth, cioè a tutto quello che è il avere una vita lunga e sana e quindi nutrirci in modo da poter avere tutto questo. Ma pensiamo da dove arriva la nostra consapevolezza di consumatore e la vostra consapevolezza di produttore. Arriva dal fatto che noi continuamente andiamo ad attingere, per quanto riguarda il produttore, per esempio, ha forme di industria adesso collegate alle vostre forme di produzione, che sono le cosiddette industrie creative. Adesso mi è caduto l'occhio dal tavolo su questa bottiglia di birra. Non è una bottiglia di birra, a me ricorda più una bottiglia di vino. Allora perché andare a recuperare questa forma e questo colore? Più che una bottiglia di vino, una bottiglia di spumante, quindi mi ricorda qualche cosa che ha un valore molto alto, un prodotto diverso. Quindi probabilmente qualcuno ha fatto riferimento a un'industria che è quella del design per confezionare il proprio prodotto. Quindi non pensiamo solo al contenuto, ma pensiamo anche alla forma con cui questo prodotto viene veicolato a un consumatore che lo vede, lo riconosce, probabilmente anche per questa forma lo acquista, non solo per quello che contiene. Le industrie creative però non sono ovviamente autonome, autoctone, autarchiche, e si nutrono anch'esse di linfa che viene da altre industrie a loro volta, che sono le industrie culturali, quindi le tradizionali veicoli di contenuti culturali che sono la televisione, la radio, il cinema, l'editoria, la musica. E queste industrie a loro volta si nutrono di altro, si nutrono di quello che è chiamato il core e che è a noi purtroppo l'unica forma di produzione che non è in grado di realizzare nessuna scala e che però vediamo è il nutrimento primo di tutta questa figura che vi ho velocemente descritto,
e che sono appunto il patrimonio naturale e architettonico che non è in grado di generare reddito. Le forme di arte visiva, particolarmente elitarie e ostili perché difficili da comprendere, quindi che richiedono un grado di competenza ma anche di propensione al rischio, di audacia, di capacità di accettare le difficoltà e soprattutto emotive ed estetiche, cui di solito non siamo abituati, quindi che ci espongono al rischio. E soprattutto le arti performative, che hanno dei costi altissimi perché sono legate esclusivamente alla persona. Non possiamo ovviamente realizzare scala laddove le singole persone ci servono per un determinato numero di ore. E pensare di costruire un sistema quindi economico e levando, come purtroppo accade, e scusatemi, dico un'altra cosa, se noi pensiamo a, quindi alla cultura esclusivamente come qualcosa che noi dobbiamo fare, possiamo fare nel tempo libero, quindi come leisure, allora va bene, è una cosa che riguarda i ricchi, è una cosa a cui noi possiamo togliere soldi. Se noi pensiamo invece alle culture e alle forme di arte come questo input, l'input che ci dà a tutto il settore, diciamo, di produzione che io vi ho descritto a introso, allora vuole dire che per andare a costruire una casa e utilizzare mattoni che ci mancano per raggiungere il tetto, dobbiamo prendere quelli che sono in fondo alla casa. Allora noi stiamo facendo questo nel momento in cui trascuriamo le necessità che la cultura e le forme di arte hanno. Diciamo che come consumatori critici, capaci, costruiti, educati, noi non siamo solo quello che mangiamo, quindi siamo sani anche per quello che mangiamo, che è quello che voi producete, ma siamo anche quello che guardiamo e che ascoltiamo. Per cui se pensiamo che di poter fare bene e di continuare e crescere senza l'arte e la cultura, ovviamente ci stiamo sbagliando di grosso, perché eliminiamo buona parte di noi. Per cui la domanda con cui vi rimando ai prossimi incontri è: siamo sicuri che staremmo meglio senza di loro? Domanda retorica con cui direi che ci vediamo nell'ultimo incontro, nel quale forse non ci saranno persone che ci dicono che cosa stanno facendo e che cosa riescono a fare, ma ci sono persone che ci diranno cosa non riescono più a fare e cosa potrebbero fare invece se. Questo ovviamente ci deve stimolare, non solo come consumatori e come spettatori, ma soprattutto come cittadini, che in un momento di crisi che colpisce, diciamo, questo settore ora più che altri, abbiamo anche forse il dovere morale di restituire e dare qualche cosa che fino adesso ci è stato dato. Grazie Severina. Importante cercare di ricollocare il valore e quindi con la solita maestria. Sabina tra l'altro accompagnerà la delegazione, gli interventi che fa il distretto in quest'ultima, diciamo in questi ultimi mesi prevedono a conclusione un altro viaggio studio, ne abbiamo già fatti due e questo è a Barcellona dal 26 al 28. Mi spiace perché le diciamo sono chiuse le partecipazioni, quindi ve lo do solo come informazione. Però erano aperte, chi voleva poteva partecipare. Esatto, poteva aprire. Dice i soliti, no, sono state fuori, c'è stata un'ampia partecipazione, eccetera. Allora, sì. Una battuta perché l'intervento è veramente molto interessante per l'analisi che fa. E volevo dire questo, cioè quanto è importante il consumatore e comincia a diventare molto attento. Cioè, faccio un esempio, ieri sera vedevo un programma televisivo, cioè noi abbiamo la certificazione eco-solidale che abbiamo ottenuto con grandi fatiche, che io personalmente come responsabile commerciale te lascia perdere che 2-3 anni, no? Siamo entrati sul mercato, su un certo tipo di mercato, solo perché avevamo quella certificazione e c'è una richiesta continua. Quindi il consumatore vuol sapere chi produce, se rispetta i dipendenti, se fa, se tutti sono compensati adeguatamente. Quindi c'è un'attenzione da parte del consumatore che è estrema. Il consumatore sta diventando veramente più consapevole. Questo che non è produttori... necessariamente un consumatore ricco, non dobbiamo pensare anzi, che sia questo. È semplicemente una persona che decide di allocare diversamente le sue risorse. Sì, perché poi quando parliamo di consapevolezza importante, una persona colta, perché la mediocrità, il problema che stiamo vivendo adesso
è che l'italiano medio, purtroppo, è sempre, pur avendo tutta la cultura del mondo a portata di click, perché l'abbiamo veramente, io mi sognavo la Treccani quando ero bambino, nella mia classe ce l'aveva una persona, adesso volendo ce l'hai su internet a 0 euro, nonostante tutto questo, questo poter approcciare la cultura in questo modo qui, c'è sempre una massa più larga di ignoranti, ma veramente, ed è la mediocrità, è questo che ci sta distruggendo. E poi la battuta che mi fa il mio assessore, che ha voluto l'assessorato agricoltura e cultura, non c'entra agricoltura quando si lo assessora, no? Questo c'è un assessore particolare. È il mio assessore particolare, sì, no, con la cultura bisogna chiamare anche l'agricoltura. Allora, intanto nel chiedere se c'è da parte di vostra la volontà di un chiarimento, un intervento, prego. Chiesto di intervenire. Permesso. Provincia di Pesaurbino. Provincia di Pesaurbino, sono il dirigente che ha seguito politiche del lavoro, della formazione sociali, culturali e turistiche. Partner di iniziative. Saluto anche il vicepresidente, porto il saluto del presidente della provincia che oggi non è potuto essere qui, però sono temi che diciamo, sono stati diciamo, molto interessanti per la provincia. Sapete bene che la provincia sta vivendo un periodo molto critico. E quindi siamo anche preoccupati per l'evoluzione, insomma, anche delle soluzioni che ci auguriamo positive, sempre nell'interesse del territorio e dei cittadini che ci vivono, perché come sapete insomma, sono momenti veramente critici e che stanno veramente provando il mantenimento di servizi essenziali. Qualcuno lo ricordava, il dissesto, le strade, la neve, il ghiaccio di quest'inverno che fortunatamente è stato clemente da quel punto di vista, però le piogge non tanto, quindi c'è sempre una compensazione, no, che arriva per fare comunque abbastanza danni. Ecco, io anzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio per questa possibilità, volevo dire che è stata una mattinata molto interessante, molto, ce l'ha riepilogata benissimo la professoressa, raccontandoci un po' l'essenza degli interventi, delle esperienze. Ecco, volevo parlarvi, per non farla troppo lunga, siccome parliamo di distretto culturale, sapete bene che la regione ne ha finanziati 5 nella nostra provincia. Io, onore al merito dell'assessore Marcolini, credo che, l'ho detto tante volte, in tante occasioni, ha avuto una intuizione ottima, quella di legare diciamo, un investimento nel settore della cultura in dando questo imprinting sostanzialmente, dire la cultura può essere un veicolo di sviluppo, cioè può essere un seme, un fertilizzante che può far crescere sul territorio attività economiche, quindi l'agricoltura ma anche l'artigianato di qualità, cioè fare massa critica mettendo insieme queste realtà con progetti che possono appunto creare attività economiche. Una dei requisiti che dava, e non mi stanco di ripeterlo, era che questi progetti guardassero anche al futuro, cioè fare in modo che questi progetti potessero diventare qualcosa che si replicasse nel tempo. Ecco, io vi volevo parlare dell'esperienza nostra del distretto culturale voluto creatività, che su questi progetti anche altri che ci sono sul territorio può fare massa critica e può comunque fare in modo che ci sia un'esaltazione. E il nostro progetto, ve lo riepilogo brevemente, prevede capofila alla provincia, ci sono 7-8 soggetti attuatori, ma sono imprese, parliamo dal WebSolute, che quindi è stato richiamato negli interventi, no? Il web come una strada per condurci lontano. Ci sono aziende che appunto si occupano come plus service di rete di mobilità, di formazione con Formaconf. Ci sono aziende che si occupano di cultura come sistema museo, musei, e quindi abbiamo messo insieme aziende che si occupano nei vari campi. L'idea è quella appunto di fare sinergia, l'idea è quella di promuovere le esperienze di qualità. Cioè abbiamo detto il territorio, qui ne avete raccontate bellissime, no? Dall'olio che appunto
ci ha descritto benissimo l'olivame, il formaggio, la birra che ci ospita, non vado oltre, ce ne sono tantissimi. Quindi raccontare le esperienze e comunicarle attraverso il web è una piattaforma che unisce in qualche modo l'impresa, le produzioni tipiche, ma i contenuti culturali che possono essere in un museo, e quindi esaltare, per dire, la Rocca di Francesco Di Giorgio Martini di Sasso Corvalo con i suoi contenuti, l'Arca dell'Arte, insieme anche al territorio, alle opportunità che ti può dare. Quindi abbiamo selezionato 14 ragazzi che sono assegnisti di ricerca, che stanno lavorando con queste aziende, lavoreranno per 18 mesi, quindi alcuni di loro stanno lavorando sul territorio, andando proprio anche a capire, dovrebbero venire anche qui, alla Cotta, andare dalla Silvana, magari a ottobre, primi di novembre, quando ci sarà la spremitura degli olive, per cogliere queste esperienze, raccontarle, poi dopo benissimo come l'impresa che diceva l'agriturismo, che raccontava il nostro amico che è venuto da Milano, no? Critico sull'Expo, e condividiamo assolutamente, perché di sicuro non è il modello nostro, no? che viene promosso, per questa esaltazione appunto delle esperienze, della qualità dei prodotti locali e dell'arte che possiamo trovare in loco. Quindi, per farla breve, questa opportunità che ci verrà realizzata con questa app, oggi abbiamo l'app che può essere esultiva, però la società Websolute, che appunto ha quattro assegnisti di ricerca che stanno lavorando all'interno di questa società, è una società pesarese, in forte crescita, praticamente il settore ha richiesto anche in questi anni di crisi continui investimenti, allargamenti anche occupazionali, appunto hanno già elaborato una piattaforma che ancora non è operativa, però diventerà operativa a breve, verrà chiamata tipico.tips. Tips sta per suggerimento, sostanzialmente è una piattaforma che dovrebbe consigliarti, una volta scaricata, cosa puoi fare nell'arco di quello spazio. Tu puoi arrivare magari al museo ad Urbino, oppure puoi essere alla Cotta, se la Cotta ti invita a, perché non scarichi questa, no, sul tuo smartphone, questa piattaforma che ti dà dei consigli, perché qua puoi indicarti se sei appassionato d'arte andare a visitare la Rocca di Sasso Corvalo, oppure andare a Urbino a vedere, no, il museo, no, la Galleria Nazionale delle Marche, oppure la realtà circostante del Montefeltro. Quindi una serie di opportunità che chiaramente sarà tanto più calibrata, anche perché il meccanismo che abbiamo voluto impostare dà delle opportunità e dei vantaggi a chi magari decide di socializzare la sua esperienza. Se tu vai a vedere la Rocca di Sasso Corvalo e poi dopo sei disponibile a socializzarla con i tuoi amici, quindi a diffondere la tua esperienza, potrai avere magari uno sconto di un euro rispetto al biglietto. Ecco, quella socializzazione dà modo di allargare la platea inviando appunto l'esperienza, come quella: ho gustato il formaggio di Spada, oppure sono andato a Borgo Pace a vedere quella tale esperienza. Questa socializzazione dà modo di avere il vantaggio e però di diffondere queste esperienze, quindi fare una specie di promozione, cosa che appunto, fatta la promozione con i mezzi tradizionali, non possiamo competere né con Google né con altri. Con questo meccanismo riteniamo che possa invogliarsi la diffusione della promozione. Per cui, insomma, per farla breve, avevamo due appuntamenti alla BIT, presentarla è stato fatto, ci eravamo dati in occasione dell'Expo, anch'io condivido questa logica dell'Expo come momento che forse fa passare, come dire, assolutamente in secondo piano esperienze di eccellenza come quelle che vengono dalle nostre realtà. Però dobbiamo, secondo me, insistere proprio perché queste esperienze territoriali possono essere fatte in loco, non possono essere esportate,
si viene qui, quindi il modello turistico nostro non è quello, mi dispiace criticarlo, quello riminese che spesso qualcuno magari scimmiotta, però non siamo d'accordo quando si fa come dire, la battaglia per avere il soggiorno, no? Pensione completa a prezzi stracciatissimi, perché quella è proprio l'affossamento dei turismi di qualità. Ecco, vogliamo che la gente venga, possa trovare delle soluzioni, no? D'eccellenza, di qualità, però è necessario che vengano anche pagati il giusto prezzo, perché meritano un pagamento adeguato. Grazie, sicuramente la rete dei ideale dove questi network e questi progetti come Barco possono nascere e continuare. Giorgio Mangani. Allora, dunque, mi chiamo Mangani, faccio parte insieme a Sabrina dei consulenti scientifici del progetto anche nella precedente fase. Mi occupo di editoria, musei, paesaggi, geografia culturale e identità delle Marche da molto tempo. Volevo aggiungere un argomento. Bisogna evitare di pensare al distretto culturale voluto solo come uno strumento di marketing. Penso che stamattina abbiamo dimostrato ampiamente di avere consapevolezza che questo non è. Nello stesso tempo però abbiamo bisogno di un po' di storytelling a proposito, diciamo, del sistema complessivo della nostra produzione. Quando dico produzione intendo produzione culturale e intendo anche produzione culturale. Nello stesso tempo quindi abbiamo bisogno di costruire un branding, delle narrazioni su questi prodotti che non siano però delle narrazioni che rischiano di essere come quelle dell'Expo di cui è stato diciamo, sottolineata diciamo, alcuni aspetti controproducenti, fregatura e un po' di plastica. Quindi l'ha detto Farinetti ultimamente a proposito dei prodotti delle Marche, diciamo, avete più bisogno di raccontarli che di perfezionarli nella loro qualità. Quindi, diciamo, due rischi che bisogna cercare di gestire. Da una parte, non avere la certezza che siccome sono buoni, siccome sono prodotti che hanno questo significato che stamattina abbiamo ascoltato, automaticamente vadano, diciamo, abbiano l'apprezzamento generale. Rebtene verba sequentur, non funziona sempre così. Nello stesso tempo però non puntare a uno storytelling che sia raccontare le favole in maniera, appunto, come dicevo, di plastica. L'esempio di stamattina, cioè con tante testimonianze che hanno raccontato il proprio rapporto con il proprio prodotto, mi sembra una formula giusta, diciamo tra virgolette abbastanza nello stile delle Marche, di raccontare con un certo protagonismo, con un certo individualismo, che naturalmente poi ha il rischio opposto della eccessiva distribuzione e frammentazione, la capacità di raccontare la propria storia. Io credo che una delle soluzioni che potremmo trovare alla scala dei temi della comunicazione, che sono quelli sui quali stiamo lavorando, ovviamente non possiamo costruire le imprese noi, sia questa cifra sulla quale possiamo spenderci, e cioè di costruire uno storytelling, un branding che sia nello stesso tempo espressione di questi protagonismi, ma anche di un sistema organico che fa, appunto, della comunione, della condivisione e della contaminazione uno dei suoi asset più importanti. Grazie Giorgio. Allora, intanto un'informazione di servizio. Sì, allora noi abbiamo ripreso tutto l'evento, montefeltrotv.it se qualcuno vuole vedere, poi Telegiano hanno ripreso molto anche loro e fanno anche tutte le interviste, telegiano.it. Ottimo, il tutto raggiungibile da urbinoelmontefeltro.eu e il canale Facebook. Naturalmente vedo in sala dei candidati. Che noi abbiamo ascoltato e la presidente. Che ci speriamo che comunque. Esatto, ha chiesto di. Ecco, scusate. Questo lavoro, esatto. Lasciatemi dire la mia. Io sono il retorico del Montefeltro. Ovviamente abbiamo parlato, c'è l'Assam, tutto quello che c'è sulla qualità del territorio, c'è qui, sta funzionando benissimo, però
è come una cosa di qualità se non ha un bel vestito, che sono le strade, ragazzi, è proprio così. Certo, poi non è difficile. Quindi, cioè, secondo me, forse quasi quasi facciamo un passo indietro, quelle quattro risorse, cioè, sarebbe bello che tutta la politica di qualsiasi colore, i sindaci e la gente stessa, per una volta facessero una fortissima pressione sul territorio per riuscire a avere le strade. A un certo punto, d'accordo che il territorio è vasto, ci sono poche abitanti, ma sono anche poche, almeno le strade principali, almeno quelle, cioè, voglio dire. Grazie mille. Allora, siccome abbiamo i prodotti di Dakota, Cavo e Spada e di Agape che ci aspettano, io chiederei alla Presidente Pierantoni, insomma, di concludere una mattinata direi intensa e interessante. Molto. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato questa mattina come relatori, come non spettatori, chiamiamoli partner, perché mi sembra che si sia proprio creato quell'ambiente che noi, quando riparlavamo al nostro tavolo, no Maurizio, penso che partecipando poi da dentro nel distretto culturale cambia anche quella che è la nostra idea verso una cosa, come dicevo prima, verso la quale c'era da parte di noi amministratori, probabilmente perché non avevamo la giusta conoscenza, un po' di scetticismo. Sono queste le giornate nelle quali secondo me si può determinare una visione positiva del nostro futuro e anche forte, e soprattutto per quelli che sono i messaggi positivi che sono stati segnati dagli interventi dei giovani, perché ecco, questo deve essere il distretto, secondo me, mettere in vetrina le nostre, i nostri giovani con le loro idee e cercare di farne, di capitalizzare quello che viene detto, perché parlando, capitalizzando quello che hanno detto i giovani, prima dicevo che i giovani abbiamo allargato l'età, quindi sì, ci potessero fare un po' quindi dicevo, quello che hanno detto i giovani, quello che ci ha fatto notare con un intervento che mi è piaciuto tantissimo, proprio quando uno si dice la cultura è importante, no? Ecco, no? Ecco. Sabrina, ci ha subito fatto venire a me Maurizio l'idea di dire i prossimi eventi che faremo li faremo incentrati sul consumatore, chiameremo i consumatori della nostra valle, no? Anche se so che poi dovremo andare a cercare quelli anche di altri mercati, però cominciamo con che cosa vogliono i nostri consumatori e da lì mettere in atto una riflessione per cercare di andare avanti, perché cultura è andare avanti e noi vogliamo andare avanti. Grazie. Grazie. Scusami, te la permetto, poi dico solo una cosa. Se volete i giovani, sì? Se volete i giovani, è sacrosanto questa cosa qui. La vetrina serve per esporre, ma nell'officina serve la forza, quindi giovani, non in vetrini. In vetrina ci sta bene anche l'anziano con le mani rugose e una vita di lavoro, ma nell'officina a lavorare duro, con la testa soprattutto, ci vogliono i giovani. Permettetemi questa. Io vi permetto grazie. Una cosa, non usare se volete, devi usare se vogliamo, perché qui siamo un gruppo in cui anche tu hai il tuo ruolo. Sono 17 anni. Grazie mille. No, l'ultima cosa che volevo dire, ringrazio tantissimo Ferdinando con Camera World, grazie, con Federica per quello che fanno, Claudia e Monica come per l'unione. Ci aspettano i prodotti della Cotta, Cavo e Spada, sul sito tutti gli aggiornamenti. Prego, grazie per essere.